Come si sposta un serramento dall'esterno all'interno? In questo caso siamo nel bagno e per necessità abbiamo spostato il precedente serramento che si trovava all'esterno della muratura, questo muro da 80 cm, e abbiamo posizionato qui all'interno appunto per comodità per l'apertura della finestra. E per isolare questo punto molto delicato, soprattutto dal freddo e dall'acqua, abbiamo pensato di posare come prima cosa un vetro cellulare qui come davanzale, e poi lo abbiamo applicato anche alla base di questa spalla qui per 10-15 cm, mentre questa parte qui è foderata con una fibra di legno appunto per evitare che il freddo dall'esterno venga all'interno. Poi questo verrà completato con una rasatura con un prodotto impermeabile. Se vuoi altre informazioni su questi dettagli realizzati con materiali naturali, visita pure il sito internet www.nicolapreti.it e scopri i vantaggi che ci sono nel fare un'architettura sostenibile.